Marco, la mano sinistra, bravo, bravo Marco. Forza Lorenza, gambe! Forza Lori! Uno diritto, due rovescio. Marco, uno è diritto e due è rovescio, sveglia. Uno, due, due, perché la palla del giorno è una rosa, Due, uno, due, vai, rovescio. Rovescio. Due. Uno. Due. Due. Uno. Fatto benissimo. Brava. Brava Giulia. Bravissima Marta, 5. Vai, 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 libero. Vai, vai. Vai, vai. Due. Uno. Uno, uno. Due. 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 Forza Anthony, forza! Bravo! Uno! Due! Due, due! Due, uno! Uno, uno! Uno, due, uno! Due! Uno! Brava Giulietta. Punto. Ci siamo sempre. Brava. Adesso facciamo il ritmo.
A posto, tu. Niente! Che cosa manca? Niente! Vai, dimmi! Il piede! Bravissima! Che piede sai così! Allora non c'è niente! E adesso le tira la palla! Vai! Vieni, lo dici e bene, ok? Va bene? Facciamo il rovescio! Bello, 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 bello. Adesso primo movimento, brava, e pianino, e la racchetta che prende qua, ok, va bene, e poi tiriamo la pallina. Che con l'impugnatura del rovescio? Tu lo fai ma non sai che lo fai. Tu lo fai ma non sai che lo fai. Cosa si fa? Con le spalle. Quindi apri il piedino. Bravo. Con le spalle. Guardate come faccio io. Le spalle. Spalle. E basta. Va bene? Vai. Primo movimento. Bravissimo. Occhio a lui, Pat, che... Butta. Va bene quello, Pat. Veloce. Vai Marta, bravo Vincenzo. Rifai, rifai Marta. Ti piacciono questi giochi? No. Tutto male. Imparate a fare cose particolari così.
Vai. E Marta. Dai, 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 dai. Dai, dai, Marta. Ci sei? Brava Marta, 5. Bravissima. Dai Marco! Più grinta, dai Marco! Dovete lottare, dovete lottare! Dovete essere bravi a tirare giusto. Veloce, veloce, veloce. Ma Giulia! Dai, 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 veloce, non ti fermare! Dai Giulia, dai Giulia, grinta. Vai Giulia. No, verso il campo il corpo. Faglielo rifare, Pat. Eh? Sì, sì, infatti. Mi sto filmando apposta, Pat. Va bene, Giulia. Vai, 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 Lorenza, vai! Dai, 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 dai! Forza, ancora, ancora! Lori! Vai, ancora, ancora! Forza, non mollare! Non mollare, Lorenza! Dai, ancora! Grinta! Forza, Lorenza! Faccio la volée, guarda un attimo in basso, bravo, hai un più, bravo, tu guarda dove guarda il piatto fuori, in alto, faccio l'apertura o no? No, devo allineare, come vuol dire allineare?
di avanzo, ok? Il rovescio uguale, stessa cosa, salto, allineo e guarda in alto, va bene? Brava Matilde! Yeah.
domanda, qualcosa? No? Professore? Ci vuoi dare una lezione gratis prima? Dai, dai professore, vai. Avete apprezzato il video di stamattina? Io ci tenevo particolarmente a fare... Per me quell'oretta è stata una cosa straordinaria, non so per voi, perché quando un uomo di campo, che non è come noi, anche io sono un uomo di campo, posso trasmettere molto, però non ho girato, non sono andato a Wimbledon come allenatore, o a Roland Garros, o all'Australian Open, io non ho vissuto quella realtà. Quindi chi ha vissuto questa realtà può darci quei feedback che ci servono per completare quello che i vostri maestri non hanno vissuto. E vedere come si comporta un giocatore professionista durante lo svolgimento di una partita, di una gara, di un punto, di un game, per me è stato anche per me una palestra stamattina. Quindi io farei un doppio applauso a Pat che ci ha fatto vivere. Persona del suo calibro può portare alla nostra attività, alla nostra organizzazione. Detto questo, Pat, prima di fare le premiazioni quelle ufficiali in base ai punteggi, non so se tu vuoi dare dei premi. No, lo facciamo assieme, quando andiamo hanno premio. Nei vari gruppi, ok, sì. Allora, tu dici Pat, premiamo. Allora, avevo pensato di dare qualche premio speciale a qualcuno. Questa è una scelta sua, è una cosa sua. Una scelta mia, per l'impegno, per la disponibilità. Io premio i numeri, tu premia poi in base ad altri aspetti che valuto personalmente. Sì, voglio dare. Voglio solo sapere se devo premiare prima il gruppo vincitore o i singoli gruppi e poi alla fine premiamo il gruppo vincitore. Bravo. Facciamo prima i singoli gruppi. Vai. Partiamo dal gruppo 1, quindi non vado da 1 a 6. Il gruppo numero 1 dei piccolissimi che hanno fatto un lavoro straordinario era formato da Matilde, da Vincenzo, da Giulio. Da Marta, da Marco, da Lorenza e da Anthony. Purtroppo Giulia stamattina è caduta, si è fatta una piccola frattura al polso, niente di grave. Una virata, grazie. Dov'è Marta? Dov'è Marta? Fabio? Marta, dove venire? Non è venuta Marta? No. Warning per la famiglia Luizzo. Guardate un po' dappertutto. Le foto chi le fa per me? Io sto facendo le foto. Lo faccio io poi! Mettete sul gruppo per cortesia. Vabbè, le foto loro le metto sul gruppo. Ok. Eccoli! Ci siamo? Perfetto. I voti non li ho messi io, li hanno messi Pat per la parte tecnica e insieme ad Antonio e Pippo per la parte fisica. Noi siamo solo qua a vedere i numeri. In questo gruppo c'è stato un equilibrio abbastanza importante, però alla fine vedo qua che Lorenza con la media di 4.5 è risultata al primo posto. Quindi facciamo una... Penso sia anche... Questo è il gruppo numero 1. È dietro, è dietro. Facendo due foto. Vai, chi vince deve avere la foto. Sì. Anche se sono in scadenza batte. Facciamo una foto con Lorenzo. Sì. È giusto che sia così. E poi se vuoi dare qualche premio qua, furono lo dici. Dove sta la mia... Partiamo dappertutto. Ok, un applauso. Allora, questo gruppo... Voglio premiare il gruppo perché questo gruppo è stato fantastico. Un po' di gioia, Lorenza! Non sta capendo niente. Come la prima vittoria del mondiale. È un premio per ogni partecipante al gruppo. Questo è stato fantastico! Questo è il consiglio. Eccoli! Bravi! Fantastici! Applauso e a posto! Passaggio.
Gruppo 2, ci sono 6 gruppi, a volte erano 4 o 5. Era formato da Agata, non dico il cognome perché non mi interessa, facciamo solo tutti i nomi. Agata, Alessia, Boffoli. Un applauso. Giuseppe, Gianluca, Pietro e Isotta. Ok, allora qui equilibrio mostruoso, così leggo, io non ne so niente, ma lo so il foglio, alla fine suspense. Pochissimo, 4,5 rispetto a altre due che hanno fatto 4,4, vince Giuseppe. Ringrazio i fratelli e le faccio i complimenti perché hanno fatto un ottimo lavoro, questo è il terzo stage e i progressi sono stati enormi, i ragazzi sono migliorati tantissimi, loro hanno continuato il lavoro che avevamo iniziato l'altra volta e l'hanno fatto veramente molto molto bene. Quindi facciamo un applauso a loro prima di tutto. A mangiare la pizza. Cioè, è andato via senza chiedermi il permesso, perché tu devi restare qua. Facciamo un applauso a Pippo. Allora, adesso quello che vi consiglio, noi ragazzi li ho visto miglioratissimi sotto ogni punto di vista. Quello che ho notato soprattutto questa mattina quando abbiamo fatto un po' di punti, che abbiamo allenato quegli aspetti che avevamo guardato nel video, quello che ho notato è che nei punti c'erano quei punti che erano avanti, la gran maggioranza era un pochino indietro, quindi il consiglio che vi posso dare è che dovete cercare, se ce la fate, di farle fare abbastanza esperienza dei tornei, perché su questo punto di vista li ho visti un pochino indietro. Adesso la prossima volta focalizzeremo più le stage su questo aspetto qua, ok? Però è importante che voi, in primo, so che è un sacrificio per voi, però è un bel sacrificio perché questi ragazzi meritano, cercate di darle la possibilità di competere. So che qua non è facile perché le distanze sono enormi, ma un applauso a parte, grazie. E poi l'ultima cosa, non parlo più, ringrazio Antonio, super Antonio, grande applauso. Ogni presente una risorsa, incredibile, un'energia, la positività. Sì, positività, impegno, dedizione. Vi riporto i saluti di Daniele, che purtroppo, o per fortuna, non so, c'è cioè la cresima di Nilde e quindi è dovuta andare lì. Vi saluta, mi dispiace di non essere qui. Faccio io le sue veci, anche se la mia voce è veramente inascoltabile stasera, vi chiedo scusa. Noi quest'anno siamo partiti col primo stage ad aprile, giusto Patti? Se faccio un ricorso storico, penso da dove siamo partiti, no? E dove siamo adesso, io penso che un po' tutti siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Ci facciamo un autoapplauso tutti quanti.
ovviamente questi stage non avrebbero senso se il giorno dopo che Pat va via noi facciamo tutt'altro rispetto a quello che è stato fatto in questi quattro giorni. Questi stage servono per poi creare il percorso che facciamo tra uno stage e l'altro. Noi siamo costantemente in monitoraggio con noi, quindi comunque lui ci dà delle indicazioni che noi poi dobbiamo essere bravi noi insieme ai ragazzi a saperli stimolare e a portare avanti fino a quando facciamo lo step successivo. Quindi questi stage fatti quattro volte all'anno, ogni 2-3 mesi, servono proprio a creare, giusto Paco, le tracce che ci porteranno nei prossimi anni a avere dei giocatori. Già si è visto, perché abbiamo visto della prima volta, se avete visto adesso giocare tutti i gruppi, il progresso è stato notevole. Adesso io non ho visto giocare molto molto bene, quindi penso che anche molto merito anche dei ragazzi che non abbiamo menzionato, ma anche loro si sono impegnati tantissimi e ho visto qualcuno veramente cambiato notevolmente. Dobbiamo ringraziare i genitori che ci danno la possibilità. Soprattutto bravo i genitori, perché dietro ogni bambino c'è la passione dei genitori, e senza la passione dei genitori. Pippo, mi stavo per arrabbiare. Sì, l'ho chiamato, stavo guidando. Ma questo mi viene... Non ti ho visto più. Abbiamo detto che io ho premesso, ho fatto la premessa all'inizio di questo discorso, che quello che è uscito fuori dai voti, la differenza l'ha fatta la preparazione fisica. Quindi... Ah, questo è molto importante quello che dici. Non c'è di quando l'ho premesso, perché la preparazione fisica all'interno dei quattro giorni ha fatto la differenza sul risultato finale. Quindi... Ok, avete capito? Questa è una cosa che dovete imparare per la prossima volta. Con me i voti sono stati altissimi, eravate molto motivati e avevate un voto spessissimo alto. Magari anche con loro, anche nella preparazione fisica, non tutti hanno interpretato questa in questa maniera, e alla fine chi ha fatto meglio la preparazione fisica o chi si è impegnato di più, alla fine si è fatto la differenza di pochissimo. Ha fatto la differenza è quello che ha vinto il Messi, ok? E adesso nel tennis di oggi si guarda i giocatori. Prima di tutto sono grandissimi atleti, quindi la preparazione fisica. Insegnando tantissimo, e quindi questo è il minimo che io e Daniele potessimo fare. Leggo quello che abbiamo scritto: terzo stage 2018, partner Mondegui, ad Antonio Sarti. Grazie per il tuo impegno e la tua passione che hai trasmesso ai nostri ragazzi. Matera, 4 novembre 2018. Ringrazio innanzitutto Pat, perché io sono una persona che ha approcciato da pochissimo, e grazie al suo immenso cuore, la professionalità, l'altruismo, l'apertura a tutti, l'ascolto a tutti, io mi trovo qua dal nulla ad affiancheggiare lui, a trovarmi in una situazione del genere qui a Matera. Io vengo da un paesino, vi ripeto, da poco sto iniziando questa professione, quindi io lo ringrazio solo di cuore infinito. Ringrazio Fabio e Daniele e tutta la struttura, Pippo, perché questa è cioè, proprio casa, e per me casa è tutto. E ho vergogna di questo riconoscimento, di questo premio, perché per me noi uomini non siamo niente, tutti gli uomini non sono niente, ma possono tutto solo tramite l'amore. E grazie a voi. Questo è un piccolo segno di ringraziamento per quello che ci sta trasmettendo, quello che stiamo noi potendo dare ai ragazzi grazie ai suoi insegnamenti. Ovviamente il percorso è appena iniziato e noi ci sentiamo anche più forti e più con le spalle coperte, sapendo che dietro c'è una persona come Pat che ci può aiutare e sorreggere in qualsiasi momento. Leggo quello che abbiamo scritto.
grazie a Battere Mondegui, grazie da tutti noi per quello che ci hai trasmesso in questo primo anno insieme. Fabio e Daniele, Matera 4 novembre 2018. Penso che condividiate. Questo premio lo prendo io, ma è veramente un po' di Fabio, di Daniele. Sì, è un lavoro di squadra. E del super Antonio. Grazie. Tutti i ragazzi per tutti i premi che hanno vinto qua. Vai via!